Siamo in compagnia di Silvano Papi. Intanto ciao Silvano. Ciao Alessandro. Allora, immagino che siano tanti anni insomma che vieni al Lemon Bowl. Raccontaci un po' le tue esperienze, come è cambiato questo torneo nel corso degli anni. Nel corso degli anni, la mia prima edizione, adesso potrei, diciamo, risale a 29, 30 forse, qualcosa del genere. È stata una scommessa, riuscita bene, ed è diventato nel corso degli anni, per me che faccio questo lavoro da più di 30 anni, è diventato l'appuntamento più importante, anche se molti storceranno il naso perché c'ha molte lacune, il tempo eccetera eccetera, però è l'appuntamento più interessante, non solo per chi lo gioca ma anche per gli allenatori, perché si incontrano, parlano, discutono, crescono insieme. Certo, come livello tecnico sta crescendo, non è ancora a livello dei tornei più importanti, diciamo, della Tennis Europe o ITF addirittura, però arriverà anche a quello piano piano. Tra l'altro il primo torneo ufficiale dell'anno, quindi anche per testare un po' come sono andate le preparazioni invernali, no? I ragazzi. Sì, sì, va preso un po' così, come proprio, ecco, come test match, allenamento, perché effettivamente chi gioca sui campi in terra in questo periodo, insomma, non è che fa un tennis completamente veritiero. L'iniziativa dei campi veloci ci trova, penso, tutti d'accordo. Il torneo Under 14 quest'anno sarà un torneo di eccellenza, perché ci sono i migliori 4 italiani, quelli che parteciperanno alla Winter Cup, cioè tutti i nazionali verranno qua a competere su campi coperti e veloci, quindi quello sarà, ecco, può essere un assaggio di come potrebbe diventare nei prossimi anni. Lo stiamo chiedendo un po' a tutti i coach, allenatori: quali sono le caratteristiche che noti maggiormente in un bambino under 10, under 12, che ti fa pensare, insomma, che possa essere futuribile quantomeno? Ma è veramente difficile. Cioè, chi ha parlato della coordinazione, chi dei piedi, chi di altro? Ma guarda, è come vedi, fare un esempio che non è molto calzante: se tu vedi una bella ragazza dici come fai a capire se ti piace. Insomma, potrei cominciare dal basso o dall'alto, certo. Però è molto personale e soprattutto non sono valori molto variabili, quindi ti può colpire come guarda la palla, come sta in campo, come si muove, la sua intelligenza. Poi vediamo che col tempo molte previsioni non si avverano, perché quelle caratteristiche che ti hanno colpito, intelligenza, senso tattico eccetera, poi magari vedi che sono quelle che servono meno per il futuro. Poi magari questo ti diventa 1,93. Certo. L'ultima domanda, ovviamente non posso non fartela, Silvano, per i tuoi trascorsi anche sul sito di Spazio Tennis. Qual è il consiglio principale o i consigli che daresti a un genitore che magari per le prime volte si affaccia? Perché molti ragazzi, per il Lemon Bowl, per molti è il primo torneo proprio in assoluto. Un consiglio, sì, da dare? Intanto di connettersi a spaziotennis.com. No, non lo dico, non è piaggeria, lo dico perché io da un anno che mi collego e partecipo, ed è effettivamente un corso non accelerato, perché procede giustamente per piccoli passi, ma partecipano persone competenti, prevalentemente genitori, o qualche collega che scrive, che interviene, però un buon viatico per chi inizia, un vademecum, gli errori soprattutto da evitare. Poi magari c'è pure chi parla linguaggi un po' complicati, è quello. L'altro, sai, tennis, a differenza di altri sport, è come se avesse più fasi. Il calcio tu lo porti alla Roma, alla Romule, alla Sisco, e poi ci pensano gli altri. Col tennis, anche se qualcuno pensa che è la stessa cosa, non è la stessa cosa, è il genitore, la famiglia che fa la programmazione, che decide se questo tennis deve essere soltanto 2 orette all'aria aperta oppure qualcosa di più. E quindi al genitore che viene qua, lo porta al Lemon Bowl, soprattutto se non è di Roma, penso che già faccia parte di quell'altra categoria, di quello che ha deciso che il figlio dovrà competere e fare l'agonista. E a quello dico in bocca al lupo, nel senso che la strada è lunga e difficile, quindi di confrontarsi con gli altri, sia genitori, tecnici e soprattutto con chi ne sa di più. Quindi questo è il consiglio, perché come genitori, spesso anche come tecnici, pensiamo di sapere un po' tutto, di essere navigati,
e invece scopri che anche in là con gli anni ancora c'hai tanto da imparare, tanto da confrontarti con colleghi e altro. Grazie Silvano e buon Lemon Ball. È stato un piacere, a domani.